E amici montanari, buongiorno, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi una nuova avventura con il gruppo. Ci sono aggiunti nuovi membri, c'è Francesca, Cristina, la solita Anna. E vabbè, ormai è ormai è fissa con noi. E ci sono altri personaggi con noi. C'è anche Vito che è già ultimo e qualche altro dietro. Stiamo raggiungendo lentamente Piano Gaudolino col suo rifugio. Ciao, Cristina! Buongiorno! Già tutta sudata! Angelo, dove ci stai portando? Vedi che tutto YouTube lo saprà. Dai. No, non lo posso dire. È un segreto. Sì. Va bene, lo scopriremo più tardi. Più tardi sapremo dove Angelo ci sta portando. Questa è una minimissima parte della sua attrezzatura. Eccolo, guardatelo. L'altra la sto vendendo. Chi se la vuole comprare mi può contattare. Cosa di? Spiega agli amici. Magari qualcuno esce. Tutto Nikon. Ok. Ti racconta? Tutto a posto? Saluta. Saluta il gruppo Montanari. Gli amici di YouTube di Montanari. Ciao amici Montanari di YouTube. Tutto a posto? Tutto bene. Benissimo. Vediamo praticamente la traccia che hai fatto, assolutamente niente. No? Sì, me l'ha data Giuseppe Giancaspro. No, io digli agli amici che io sono uno che fa molti fuori sentieri, quindi ecco. Avventuro, mi perdo. Quindi non questi seguite. Alberi qui, vogliamo parlare di questi alberi? Questo è l'inizio degli alberi di serpente, della radura degli alberi di serpente. Ripeti. Questo è l'inizio della radura degli alberi di serpente. Bellissimo. Che poi dovrebbe essere il boschetto che porta al Polinello. Al Polinello. Oh, quindi, la radura sta più avanti. Io non ci sono mai stato, oggi sarà la mia prima volta. Quindi fra poco raggiungeremo e fotograferemo questi alberi serpente. Piano dai piani di Toscano, acqua fredda. Piani di acqua fredda e poi lì ci sarà l'evento sorpresa, ma questo ve lo diciamo più tardi. Ve lo diciamo più tardi, voi seguiteci per vedere che cos'è. Montanari!
siamo arrivati al piano di Toscano. Guardate la meraviglia del Monte Pollino alla mia destra, mentre di fronte abbiamo la Serra Dolce Dorme, 2267 metri, 2248 metri. E poi c'è il gruppo che sta camminando. Quello era l'albero simbolo. Lì c'è il più antico. E che albero è? Che spettacolo! Che spettacolo la Serra delle Ciavole vista dal basso. Guardate, guardate quanti pini loricati al suo cospetto. E qua siamo alla grande piana del Pollino, di fronte in Serra Dolce Dorme, canale del Malvento. E lì abbiamo Monte Pollino. Amici montanari, siamo arrivati alla radura degli alberi serpente, questi bellissimi faggi da questa forma un po' contorta a causa della neve, del peso della neve e del gelo. Ma adesso arriveremo dall'altra parte, attraversando tutta questa radura ai piani di acqua fredda, con la speranza di vedere anche Italus. Che dici, Anna? Sì, facciamo vedere anche Serra delle Ciavole. E Serra delle Ciavole indietro, dietro di noi, la bellissima Serra delle Ciavole. Bellissima giornata di sole. Piena zeppa di pini doricati. E facciamo vedere anche il Pollino di fronte a noi. Facciamo vedere il Pollino. Eccolo là. Adesso alle nostre spalle Monte Pollino, 2248 metri. Che prima o poi mi porterai. Ti porterò là. Ok. Va bene. Voi... A dopo, amici montanari. Amici montanari, pausa spuntino. Ragazzi, amici montanari, è da stamattina che Anna Caranante continua a dire: Madonna, che bello, è bellissimo. Sentiamo, Anna, com'è stata oggi? Bellissimo. I piani sono un sogno. E poi Serra delle Ciavole, ragazze, in tutta la sua bellezza. Ce l'abbiamo dietro. Guardate, con tutti ce i pini, dietro, con tutti i pini varicati. Poi ci sono i cavalli. Lì c'è la sorgente dei Tre Faggi, con i cavalli in libertà. Cioè, come si fa a non dire che è un sogno? Come si fa a non venire su Pollino? Cosa dire agli amici che vogliono iscriversi al canale? Cliccate la campanellina, così ne restano aggiornati. E poi seguite i nostri eventi, e se vi va, anche come hanno fatto gli altri, tutta gente nuova oggi. Anna, stiamo camminando in questo tappeto di foglie, un tappeto di foglie rosse, guardate che bello, amici. Scivoloso, ma spettacolare allo stesso spettacolare, tempo. Spettacolare però, un manto. Il bosco visto senza foglie, senza poi foglie. È tutto, assume una... Bellissimo.
E qua abbiamo la gioventù, la gioventù. Il paesaggio è cambiato, Anna. Il paesaggio è cambiato. Guardate. Siamo immersi nella nebbia. Un paesaggio da film horror. Da favola, dai. Da favola horror. Bello, siamo però passati dallo splendido paesaggio di stamattina che si vedeva a chilometri al non vediamo più fra 10 metri. Fortunatamente siamo quasi arrivati. Il gruppo c'è. C'è tutto.